Grazie, grazie davvero. Siete bellissimi innanzitutto, tanti bellissimi. Spero anche noi, insomma forse più di qua che di qua, facciamo del nostro meglio. Questo brano era La prima ora, è un nostro brano come quasi tutti questa serata, ma non tutti, ci saranno delle eccezioni. Diciamo che è ispirato a un'origine flamenca, ecco. Come ha anticipato prima Salvatore, questo concerto è una specie di viaggio immaginario tra i generi e gli stili, riveduto nella nostra maniera, riveduto e corretto nella nostra maniera. Continuiamo con un fandungo, un fandango, che da noi è intitolato Fandungo, scritto da me e da Giulia Subba al violino. Se volete applaudirla è possibile. È concesso applaudire anche gratis, senza motivo. Fandungo. Thank you.
Grazie, questo fandango. Se volete ballare è permesso, non ci sono limiti. Infatti il prossimo brano è un ballo di coppia perché è un tango. Quindi, tango sempre scritto da noi, si intitola Lama ed è diciamo ispirato al nuovo tango di Astor Piazzolla. Lama. Thank you.
Grazie. Scusate, mi stavo disidratando completamente. Lama, quindi, un brano ispirato appunto a Piazzolla, con tanto nostro amore. Adesso invece il primo brano non nostro, è un brano di un grandissimo del jazz italiano, che è Enrico Rava, trombettista, ha scritto tantissimi pezzi fantastici. Quello che vi proponiamo questa sera è Bella. Thank you.
grazie a tutti davvero. Enrico De Ganni alla chitarra. Continuiamo con un omaggio a un altro grandissimo jazzista italiano, in questo caso uno che suona la fisarmonica come me, ed è il grandissimo Antonello Salis, sardo, vive da tanti anni a Roma, ha inventato un nuovo modo di suonare la fisarmonica, è un artista sempre di grande ispirazione. Questo brano si intitola Paparazzi. Grazie. Piccola informazione di servizio, non solo io mi sto disidratando, ma anche loro, ma non hanno l'acqua. Grazie, gentilissimi. Scusate, ogni tanto ci sono queste cose, sono gli excursus. Thank you.
Se volete potete conversare fra di voi, è concesso. Qualche istante, andare su Facebook, come sta facendo quella signora. Sì, ah, ci vuole la forza bruta. Intrattieni il pubblico allora. Cioè, ti aiutare una donzella in difficoltà è fondamentale. Giulia Subba al violino. A volte gli applausi come ci si li guadagna? Bevendo. Bene, continuiamo con un altro nostro brano, si intitola Drive Safe, è un valzer. Grazie, grazie. Questo valzer fa venire voglia di ballare anche noi. Non possiamo, possiamo solo fino a un certo punto. Adesso ci spostiamo completamente in un genere che definirei neoceltico. Che ne dici? Sì.
folk, è intitolato Devil Bow, che sarebbe l'arco del diavolo. Ovviamente a suonare l'arco del diavolo è Giulia Subba. Questo era il momento dell'applauso che ha rubato prima. Te ne sei beccata un altro. Un brano scritto tra l'altro da me e lei, Devil Bow. Thank you.
David Bau, l'arco del diavolo. Eccolo qua in persona. Adesso un altro omaggio a un musicista che ci ha sempre ispirati, ed è un brasiliano che si intitola Dominguinhos. Suona un brano, in realtà non suo, ma di Sivuca, che si intitola Feira de Mangaio. E insomma, l'abbiamo reso alla nostra maniera. Feira de Mangaio. Grazie, pensate che nella foga dell'esecuzione Giulia ha perso un orecchino.
Sì, beh, sento un rumore, che è successo? Si era strappata il lobo dell'orecchio. No, vabbè, non proprio. Trovato? No, bene. Pensavo lo lanciassi al pubblico. Sai, è vostro! Bene, bene, questa fiera del Mangaio è sempre un gran pezzo. Torniamo a qualcosa che abbiamo scritto noi, che si intitola... su questa c'è un piccolo aneddoto che mi permetto di raccontare. Io l'avevo intitolato tempo addietro, anzi partiamo da ancora prima. Io scrissi questo pezzo alcuni anni fa, poi l'avevo messo nel cassetto perché non mi piaceva come veniva. Dopodiché, incontrata Giulia alcuni anni dopo, lei mi disse: ma ci vorrebbe un pezzo manouche, una cosa. Ma guarda che ne ho uno nel cassetto. L'abbiamo tirato fuori, lo ha interpretato lei ed è diventato un'altra cosa. E il titolo che gli avevo dato al tempo era Ta gueule, che in francese pensavo significasse taci. Poi l'abbiamo suonato in Francia, a Briançon, e mi hanno spiegato che non significa taci, ma pare una parolaccia abbastanza pesante in francese, non so chi lo conosce, ma qualcuno conosce il francese, lei che ride così animatamente. Ecco. Quindi il titolo è cambiato molto semplicemente in Gol, che non sbagli con nessuno. Gol! Gol! Ancora. Ci spostiamo in area completamente diversa, i Balcani. Questo è un viaggio all'inseguimento della fisarmonica e del violino in base a dove si sono spostati nel mondo. E certamente nei Balcani ce ne sono tanti, ma c'è anche tantissima chitarra. Infatti questo brano si intitola Srebrenica, verrà introdotto da Enrico Degani alla chitarra, che ci farà una lunga introduzione.
Grazie davvero, grazie. Vi ripresento ancora tutti questi musicisti. Per ultimo, questo qua alla mia sinistra, perché toccherà lui introdurre il prossimo pezzo. Giulia Suba di nuovo al violino. Veramente David Bow stasera, eh? Mamma mia. Enrico De Gani alla chitarra. Io sono Matteo Castellan. Vi ringraziamo tantissimo. Il prossimo brano sarà l'ultimo. Tutte le cose belle prima o poi finiscono, è una legge della vita. Ma se ce lo chiederete col dovuto riguardo, faremo un bis. Ce l'abbiamo quello del Baiao. Ah, non devo spoilerare? Sì, chiedo scusa, sto avendo lezioni di palco da Giulia. Bene, questo ultimo brano si intitola Come la nostra formazione, Ambos Mundos, e ve lo introdurrà il nostro grandissimo percussionista Adriano De Micco, il motore di questa formazione. Ce l'hai? Thank you.
Beh, una richiesta spontanea così calda non può essere in alcun modo ignorata. Tra l'altro comunque Giulia era intrappolata qui, quindi non saremmo potuti neanche volere. Cosa hai fatto? È tutta agganciata. Vabbè, quando finiamo la sganceremo, ma insomma. Io voglio ringraziarvi tantissimo, voglio ringraziare Salvatore Seminara di cuore per averci voluti qui, in questa location meravigliosa. Applauditeli tutti. Chi organizza queste serate ha una grande pazienza, un grande coraggio, una grande voglia. Gli ostacoli da superare sono infiniti. Chiaramente voi arrivate, trovate tutto preparato per voi. Prima succede qualunque cosa. tutti cercano sempre di affrontarla nella maniera giusta, sempre con grande voglia, grande dedizione. Quindi grazie davvero Salvatore, grazie a tutta l'organizzazione. Un abbraccio speciale a Lidia. Bene, vi salutiamo con un ultimo brano che è anche l'ultima nostra composizione. Tutte queste composizioni finiranno in un CD, purtroppo non ce l'abbiamo ancora,
ma tra poco ci sarà. Per adesso potete ascoltarci online, cercando Ambos Mundos troverete varie situazioni in cui sentirci. Questo brano che si intitola, è ispirato al Brasile e si intitola Baião Nordestino. Grazie, ci sta l'applauso. Meglio uno in più che uno in meno. Thank you.